Ciao a tutti, io sono Max Aka, quello dei Funko. Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo episodio delle vostre fan collezioni. Format creato per voi, ma soprattutto con voi. Come sempre, prima di cominciare, vi invito a lasciare un like se il video vi piacerà, di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i social che trovate nei link qui sotto in descrizione. Per partecipare a questo format basterà che mi mandiate una email a quello dei Funko @gmail.com con massimo 5 foto della vostra collezione, possibilmente foto non sfocate e soprattutto senza volti, più che altro per una questione di privacy. Ricordatevi anche di lasciare un nominativo del tipo Max da Milano. Lascio comunque tutto scritto nella descrizione di questo video. Ultima cosa che ci tengo a precisare è che questo format non è stato creato per vedere chi ce l'ha più grosso, ma semplicemente vuole essere un mezzo per condividere una passione che abbiamo in comune. E quindi, se hai una collezione da 1000 pop oppure da pochissimi pop, non importa, condividila lo stesso. Allora, partiamo con la prima collezione di questo video e abbiamo Andrea Rosato da Luino in provincia di Varese. Mi scrive: salve Max, sono Andrea da Luino in provincia di Varese. Le inoltre la mia collezione. Acquisto Funko Pop da un paio d'anni e spero che lei mi possa dare consigli per renderla ancora migliore. Buona giornata, Andrea. Vediamo un po' la tua collezione. Cominciamo con la prima foto. Praticamente questa qui è una mensola dove vedo praticamente la maggior parte Marvel, dove praticamente abbiamo due pop, una a sinistra e una a destra, della serie Sinister Six, Sinistri 6, di Spider-Man, che ho anch'io, e sono Mysterio e il Dottor Octopus. Poi vedo che hai dei BT Pop, hai anche dei portachiavi, e poi ci sono dei pop, ovviamente Marvel, che sono di Avengers Endgame la maggior parte, mi sembra, a parte quel Korg lì in alto da solo. Bello quell'Iron Man 467 Special Edition, sono curioso di vederlo, che quello mi sa che non ce l'ho, che io ricordi. Comunque deve essere tanta roba. Poi hai anche un guanto di Thanos della Lego. E poi vedo anche che hai delle action figure piccole, che sono quelle della Marvel Movie Collection. Andiamo avanti con la seconda foto. Praticamente qua hai in alto uno Spider-Man con l'hot dog che ho anche io. Tra l'altro l'hai acquistato anche tu da Fanside Special Edition. Il Green Goblin, Loki, un The Joker Chase molto carino. Due Batman, tra l'altro quel Batman 355 è veramente particolare, è la prima volta che lo vedo. E poi hai un Pennywise Jumbo, veramente un po' inquietante con quella faccia, però è bellissimo. Poi Shazam e Harry sul drago, l'Ukrainian Iron Belly. E poi hai quel pop lì in mezzo che non capisco di che famiglia faccia parte, magari scrivimelo in privato, se giusto per curiosità mia. Passiamo alla terza foto. Praticamente anche qua abbiamo un misto tra Marvel e vedo Harry Potter, quindi do per scontato che tu sia un fanatico sia Marvel che di Harry Potter. Tra l'altro molto carino quel Albus, quello di Y, che sta ad indicare che praticamente è un pop bianco tipo prototipo che può essere pitturato come uno vuole praticamente. Beh, dai, è una bella collezione, molto bello anche quel Defender Strange che mi manca, lo devo recuperare anch'io. E niente, andiamo avanti con la quarta foto, che praticamente la parte a fianco dove vediamo
Deadpool, Spider-Man, Thor, Baby Rocket, bellissimo. E poi tanta roba Matt Murdock, io dico sempre quel pop, prima o poi lo recupererò anche io. E poi qua c'è un po' anche un misto con Star Wars, quindi presumo che tu sia fanatico anche di Star Wars. Tra l'altro molto molto bello quel Darth Vader 288, praticamente è quello che prende la scossa, diciamo. E poi altra cosa, penso che ti piace anche la Lego, ovviamente non in maniera ampliata, ma magari solo sulla Marvel, perché vedo che hai un casco di Iron Man. E poi passiamo all'ultima foto, praticamente vediamo un po' la, come dire, in maniera ingrandita tutta la tua collezione, e devo dire che è molto molto carina come collezione. Forse l'unico consiglio che ci tengo a darti, poi ognuno fa come meglio crede, è magari dividili per tipologia, magari metti tutti i Marvel con i Marvel, gli Harry Potter con gli Harry Potter e via dicendo. Poi magari ci hai già pensato e va bene così. Detto questo, comunque complimenti, hai una bellissima collezione. Apprezzo quell'adesivo Apple, però non apprezzo lo stemma della Juve. Io sono un povero milanista. Andiamo avanti con il prossimo partecipante e abbiamo Nico da Filottrano e mi scrive: ciao, sono Nico da Filottrano e questa è la mia collezione. Vediamo un po'. Allora, dalla prima foto praticamente anche tu mi pare di capire così a naso che sei un patito Marvel come il sottoscritto, e vedo che hai una serie di pop veramente veramente belli. Praticamente noto che hai diviso un po' tutto per tipologia e tema, quindi bravo, apprezzo queste cose. E la cosa che più mi attira in questa foto è la collezione che è in basso a destra, quella di Civil War. Quella lì è una wave che io prima o poi giuro che porto sul canale, perché ragazzi è pazzesca, cioè vale tutto, tutti i soldi spesi. E poi tra l'altro un altro pop veramente carino è quel pop moment di Thor versus Thanos e il pop di Iron Man che c'è sopra. L'unica cosa è che la foto è un po' sgranatella e quindi non riesco a capire che pop sia, quindi magari scrivimelo in privato, perché voglio assolutamente, perché tra l'altro ha anche un bollino e non riesco però a capire dalla foto di quale si tratta. Poi andiamo avanti con la seconda foto, anche qui tutto diviso molto bene per tipologie e temi, e vedo praticamente che hai Venom, diciamo ti piace Venom, ti piace Deadpool, vedo che hai anche qualcosa degli Eternals, hai delle comic cover di Spider-Man e sulla sinistra vedo che c'hai anche dei pop della DC e anche di Inuyasha, quindi ti piace anche Inuyasha, anche a me piace un sacco. E poi anche Pennywise sotto, che hai sia la versione standard che la Chase. Comunque anche qui vedo tanti tanti pop in questa collezione. Andiamo avanti con la terza. Madonna mia, qua sotto non c'entra niente off topic, però apprezzo una cifra tutte le action figure della WWE, quel wrestling. Quelle sono veramente il top, cioè io penso di averci giocato non so quanto tempo, quando ovviamente ero ragazzino, e poi io comunque ho sempre guardato il wrestling in televisione e addirittura io compravo anche gli eventi su Sky. Adesso l'ho lasciato un po' perdere perché comunque è passato un po' di tempo. Comunque tornando ai pop, vedo là in alto
tutta una serie di pop di Captain Marvel, e poi hai quelli di Thor e Thor Love and Thunder, poi c'hai anche dei pop della Formula 1. Ecco, quei pop della Formula 1 io non li collezionerei mai, non perché non mi piace, perché comunque ogni tanto seguo anche la Formula 1, però devo dire che alcuni sono fatti veramente veramente bene. E poi bellissima lì la cover, chiamiamola così, quella di Star-Lord, anche quella vorrei tanto recuperarla prima o poi. Passiamo alla quarta foto, anche qua dai, diciamo, la conferma che sei un fanatico del wrestling, hai addirittura i pop quelli col ring, che sono, li ho visti e sono molto molto carini, molto belli i Funko Pop di Moon Knight, quelli lì anche mi mancano e devo assolutamente recuperarli anch'io. E niente, poi hai sotto dei giochi della Play, quindi immagino che sei anche un gamer. Ultima foto qua, tanta roba, la collezione di Dragon Ball. Hai quel Gotenks Super Saiyan 3, quel Goku Super Saiyan God, che proprio mi fanno gola solo a vederli, veramente bellissimi. Prima o poi proverò a recuperarli anch'io. E niente, comunque hai, tra l'altro, bellissimi le action figure di Toy Story, un capolavoro. Comunque devo dire che Nico, hai una bellissima collezione, complimenti. Proseguiamo con il prossimo partecipante, ed è un partecipante giovanissimo, e parlo di Gioele, che mi scrive: ciao Max, mi chiamo Gioele e sono un ragazzo di 14 anni che ama collezionare. Ho voluto inviarti la mia collezione per una tua personale valutazione. È una piccola collezione, ma spero che l'apprezzerai. PS, tutti i pop hanno la relativa scatola. Vediamo un po', Gioele. Allora, già dalla prima foto, Gioele, vedo che hai buon gusto, perché hai i Funko Pop di Avatar, un film, anzi una serie di film che mi sono piaciuti tantissimo, e mi fa veramente gola il pop di Toruk Mattò, quello con in groppa Jake Sully. Quello lì è un pop che mi piacerebbe tanto avere, come anche tutta la wave di Avatar, anche quelli, diciamo, un po' più vecchiotti. Prima o poi l'avrò anche io. Poi dalla seconda foto vedo che ti piace Groot, piace tanto anche a me il nostro simpatico alberello, e tra l'altro hai, oltre al pop, anche il briquette della Lego, che tra l'altro avevo anch'io tempo fa, poi l'ho venduto perché ho deciso di non collezionare più i Lego. Molto bello il Groot, quello con le palline al formaggio. Tra l'altro mi sembra che quello lì sia un'edizione speciale. Vedo che hai anche il Fancy Groot, però dalla foto non mi sembra quello flocked, ossia vellutato. Quello che mi fa strano è il pop, quello di Groot tutto a sinistra, che sembra che ha la scatola di cartone, cioè sia marrone la scatola, e sinceramente non mi ricordo esattamente chi Groot sia. Probabilmente fa parte della wave di We Are Groot, però non so se è la foto, la luce o cose varie, ma mi sembra strana la scatola. Magari se ti va mandamela in privato, così individuo esattamente il pop. Terza foto, in solitaria abbiamo il bellissimo Mew, uno dei miei Pokémon preferiti. Tra Mew e Mewtwo io preferisco tutta la vita Mew. Molto bello questo qui, lo devo recuperare anch'io, e uscirà anche un video a tema solo Pokémon, quindi state sintonizzati. E poi abbiamo l'ultima foto che mi hai mandato, perché me ne hai mandate solo 4. No, questa, scusate, è la quarta foto,
che è tutta a tema Dragon Ball, dove praticamente hai la collezione dei fumetti full color di Dragon Ball, hai la statuina di Jiren che immagino tu abbia trovato nell'uovo di Pasqua, e poi hai Shenron, Gohan e Goku. Tanto quel Goku numero 9 mi manca, lo dovrò recuperare anche quello. Molto carina la mensolina così. E poi hai fatto uno spazietto solo a tema One Piece, dove abbiamo Luffy Gear 5, Zoro Buggy, Sanji Sangoro, Soba Mask e Sanji. Poi hai anche tutti i fumetti di One Piece, prima edizione quella con la copertina blu. E poi il più bello di tutti, Luffy con la Going Merry. E che tra l'altro c'ho anch'io ed è veramente molto molto bello. Gioele, che dire, hai veramente una bellissima collezione. Apprezzo soprattutto il fatto che a 14 anni hai questa voglia di collezionare e mi auguro che tu non perda mai questa voglia, perché è una cosa che comunque porti avanti col tempo e proprio la coltivi, e quindi io spero vivamente per te che riuscirai a coltivarla ancora di più. Quindi bellissima collezione e bravo Gioele. Proseguiamo con la quarta collezione di oggi e abbiamo la collezione di Gianco da Salerno, che mi scrive: ciao, complimenti per il canale, sono Gianco da Salerno. Grazie Gianco, adesso veniamo alla tua bellissima collezione che già ho dato un occhio. Nella prima foto praticamente abbiamo l'overview generale di tutta la tua collezione, che mi sembra molto molto vasta. Secondo me, così ad occhio, sono per me 200 se non più pop. Tra l'altro probabilmente questa è la tua stanza, il tuo angolo di paradiso, dove hai anche una postazione piccola da gaming. E niente, vediamola un po' più nel dettaglio, perché in questa foto diciamo è tutto molto allargato. Allora, nella prima foto praticamente hai un sacco di pop veramente belli e ti elenco quali mi hanno colpito. Allora, innanzitutto quelli dell'Ispettore Gadget, quelli sono una perla assoluta a mio avviso. E poi mi piace molto quel Goku con il bollino giallo e verde, che mi manca e devo recuperarlo. E poi vedo anche, se non erro, quello slot esatto dei Goonies, che è anche quello, secondo me, a mio avviso, anche per un valore affettivo mio, è una perla. Quindi veramente veramente top. Iniziamo col botto. Proseguiamo con la terza foto, praticamente questo è l'angolo di destra dove praticamente escono due cose. La prima è che sei un fanatico incallito dei Simpson, secondo me, come me, perché a me i Simpson praticamente mi hanno cresciuto. Molto belli i due set Lego della casa e del market, belli, anche quelli sono due set veramente iconici. E poi l'altra cosa che è uscita da questa foto è che sei un gran fanatico di Rick e Morty. Anche per me quello è stato un cartone animato che mi ha accompagnato durante la mia infanzia e anche dopo, perché comunque ogni tanto mi capita di riguardarlo. Bello bello. E poi tra l'altro bellissimo anche quel Batman gigante lì in basso. Quello deve essere uno di quei mega pop. Non so quanto sia alto, però tanta roba. Quarta foto, torniamo a sinistra e qui diciamo abbiamo un po' le cose da gamer, e qui ovviamente si apprezza Crash Bandicoot in primis, e l'altro, che anche questa è una perla assoluta, è Spyro. Bellissimo, cioè veramente hai dei pop veramente veramente belli e soprattutto che mi creano una nostalgia che non finisce più. Bellissimi. Ultima foto, praticamente qui vediamo un po' più nel dettaglio tutti i Funko Pop di Rick e Morty che hai.
Tra l'altro hai anche dei pop super sized. Quello che mi piace un sacco, che tanto è, mi sembra che è ancora in vendita, è Willy con Willy Ragno, chiamiamolo così, special edition Funko, o Funko exclusive, scusa, con Bat. Bellissimo quello, spettacolare. Gianco, che dire, la tua collezione è veramente spettacolare, mi ha creato una nostalgia che non finiva più, quindi veramente complimenti, e io spero che tu possa arrivare anche al soffitto della tua stanza a collezionare pop. Quinta e ultima collezione, e abbiamo Andrea di Arona che mi scrive: ciao, mi chiamo Andrea di Arona, Lago Maggiore. Questa è la mia piccola collezione, scusa per la qualità, ma il mio non fa ottime foto, penso che intendesse il telefono. Devo ancora ordinare i pop, quindi scusa il disordine. Allora, innanzitutto non ti devi scusare, tu non hai idea del disordine che c'è qua dentro. Ovviamente tu non lo vedi, ma qua c'è un disordine che non finisce mai. E poi non ti preoccupare anche se la tua collezione è piccola, perché proprio ribadisco il concetto che io condivido qualsiasi collezione, dalla più piccola alla più grande, e soprattutto non sto lì a dare un voto, perché per me tutte le vostre collezioni sono bellissime. E adesso vediamo la tua nel dettaglio. Allora, mi hai mandato tre foto. Praticamente nella prima, allora, innanzitutto hai il Funko Pop di Homelander da The Boys, quello è un gioiello secondo me, e poi vedo che hai un po' di pop misti tra Marvel, Star Wars, Boruto, Stan Lee, Demon Slayer, quindi diciamo è un po' tutto un mishot, però comunque sono tutti pop molto belli. Poi seconda foto, abbiamo un reparto completamente dedicato a Spider-Man, e quello che mi piace di più, che tra l'altro ho anche io ed è per me un pop fighissimo, è quello di Venom Carnage, quello che hai tutto a destra, che era una special edition di Fanside. Quello è veramente veramente il top. Da questa foto noto anche che sei un collezionista di Monster. Poi vedo sotto che hai dei Lego, uno di Harry Potter e uno della Disney, mentre nella terza foto abbiamo una, diciamo, inquadratura larga di questa serie di mensole, dove praticamente hai manga e pop insieme. Praticamente vedo che hai Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, tutte, la maggior parte special edition. Poi hai anche quelli di Demon Slayer, One Piece e basta. Vedo questi qua. C'è, anzi, ho notato che lì c'è un Funko Pop di Boba Fett, pupazzo di neve, molto carino, a tema natalizio. Carino, carino. Quindi, mio caro Andrea, la tua collezione mi è piaciuta. Hai dei pop che comunque sono belli. Soprattutto quel Homelander lì, che secondo me quello è un gioiello. Ti posso solo dire: continua a coltivare questa passione sia per i pop sia poi per i manga e tutte le altre che hai. La tua collezione comunque mi è piaciuta tanto tanto tanto, e ti faccio i miei più sinceri complimenti. Bene amici, questo secondo episodio delle vostre fan collezioni termina qui. Io spero che questo format vi stia piacendo, ovviamente cercherò sempre di migliorarlo andando avanti. Quindi, se vi è piaciuto questo video e il format, vi rinnovo l'invito di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, e se volete andate a seguirmi anche
sugli altri social che trovate nei link in descrizione. Ringrazio innanzitutto le persone che hanno partecipato a questo format e ringrazio anche tutti gli altri per la visione. Vi mando un grossissimo abbraccio come sempre e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!